Ecosistema, annullata l'ordinanza per l'ex sindaco di Bova Marina Vincenzo Crupi, arrestato nell'ambito dell'operazione antimafia dei carabinieri del comando di Reggio di Calabria, che aveva messo sotto accusa svariati amministratori, oltre a Vincenzo Crupi, sindaco di Bova Marina, altri amministratori dell'area grecanica del Basso Ionio Reggino, che sarebbero stati in combutta, secondo l'accusa, con l'Andrangheta, in particolare con la cosca Paviglianiti di San Lorenzo, per affidare la gestione dei rifiuti alla società ASED di merito di Porto Salvo. Ora il Tribunale, la Suprema Corte, insomma il collegio della sesta sezione, ha annullato, rinviando gli atti al Tribunale della Libertà di Reggio di Calabria per una nuova e di conseguenza anche per un maggiore approfondimento, maggiore valutazione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa a suo tempo a carico del sindaco di Bova Marina, il quale si era dimesso proprio a seguito di questa operazione, nei confronti anche di Salvatore Trapani, intervenuta anche qui la stessa corte, che ha raggiunto questo Trapani, aveva avuto una misura dell'obbligo di dimora e di firma. Il ricorso era stato presentato dai legali di fiducia, gli avvocati Paolo Tomasini e Domenico Vadalà per Crupi, mentre Giampaolo Catanzari e Domenico Vadalà per Trapani. È stato accolto anche sotto il profilo questo ricorso delle esigenze cautelari. Una decisione forte, quella dei giudici supremi, che hanno disposto, quindi, come dicevamo, un nuovo esame davanti al Collegio della Libertà di Tribunale di Reggio di Calabria, per verificare appunto la sussistenza della misura cautelare emessa nei confronti dei due amministratori pubblici. L'ex sindaco di Bova Vincenzo Crupi è a processo in tribunale, avendo scelto il rito ordinario per concorso nei reati di corruzione, turbativa e libertà degli incanti, in concorso con familiari Elio e Gabriele Familiari e Rosario Azzarà, tutti facenti capo alla società ASED di San Lorenzo Marino, la società che gestisce e smaltisce i rifiuti solidi urbani che ha sede, dicevamo, San Lorenzo Marina. Lo scorso mercoledì, ricorderete, intanto è stato definito il troncone inappropriato e lì c'è stata una serie di assoluzioni nell'abbreviato Ecosistema, con l'assoluzione di quasi, insomma, tutti gli amministratori pubblici, sindaci e consiglieri comunali che avevano appunto delle posizioni accusatorie parallele o comunque assimilabili a chi è invece tuttora a processo in tribunale con il rito ordinario, come nel caso di Vincenzo Crupi e di Trapani. Ricordiamo, Vincenzo Crupi si era dimesso all'indomani, insomma, dell'operazione Ecosistema. Quindi sta piano piano, insomma, tutte le accuse a carico di questi amministratori ora non stanno reggendo, quindi la grande operazione Ecosistema rimane ancora in piedi, il rito ordinario, per il quale comunque, come vedete, già la Corte Suprema sta rinviando gli atti al Tribunale della Libertà perché valuti meglio le carte.